che sta facendo la squadra in questi giorni è parzialmente intenso, si aspetta di vedere i frutti. Nel frattempo comincia subito da centro, nord, sud e ovunque, ma anche a fronte di un rendimento che nettamente al di sotto delle attese, si può dire, insomma. La proprietà era stata chiara a inizio stagione, ci aspettava, attenzione intanto, e c'è il gol, Zucchetti trova lo 0-1, minuti giocati 7-29, volè di Zucchetti. Gli altri invece ti castigano alla prima chance, è giusto così. Il gol, ha bollato, postato, e ancora una volta, schema mandato a memoria, minuti giocati. Benino nell'azione del gol, non tanto bene a dire la verità, ma attacca, ma luce, il gol, gioca Guimaraes, la ribaltata, gioca con un tiro da fuori, minuti giocati, 8, il replay della regia con Elena Ferrazzi, alle riprese Nicola Lorenzon, ci fa apprestare la lecca dalla lunga, peraltro una lecca di giustezza di Joca Guimaraes al minuto della curva, che si sciroppano chilometri a loro spese a volte durante la settimana, dopo essere stati anche a Sarzana. Attenzione, il gol, il pareggio del Monza, gran giocata anche questa, ha segnato con la casacca numero 11 Elia Petrocchi, azione tranciante, minuto 17:09. Questa è stata sarebbe pesata di più la pallina. Il gol da fuori, la bollata, postato, una minella di postato, la rete, la rivediamo, 3-0-3, una minella direttamente dal parcheggio, che bolide postato ha tirato dagli spogliatoi. Adesso ci ha preso gusto, postato, ha tirato anche in questa circostanza, ha trovato i gambali dell'avversario. Il gol! Samu Amato! Trova un gol pesantissimo, Samu Amato, 3:38. Guardate, una giocata inaccompagnata, Samu Amato, 3:38, e adesso firma il primo break Bassano. Accompagnata, il veterano è venuto fuori nel momento del bisogno. Tambo viene Guimaraes, è arrivata a quota 22, se leggete domani 21 nella classifica non badateci, perché la rete è sua, quella di stasera in occasione del 2-1. Guimaraes non riesce alla prima conclusione, Ivo Silva, gran giocata Ivo Silva, questa è una gran giocata, a rimorchio Ivo Silva, minuti 21:28, Ivo Silva a rimorchio, se non l'ha chiusa qui poco ci manca, guardate l'intelligenza, e questo sì che è di Ivo Silva, a rimorchio Ivo, il dovuto Bassano, un po' troppo in scioltezza. Adesso fa anche dell'Accademia, 10 secondi. La recupera Guimaraes, che ha capito l'errore precedente, congela sfera. Finisce qua.
Sirena, Bassano vince 5-2, missione compiuta, i giallorossi salgono adesso al nono posto, scavalcano il Monte Bello e come dire, respirano e sospirano.